Il neo-juventino Moruzzi è fuori dagli 11 contro il Trestina, Di Vito va basso a destra, Migliorini cambia la propria corsia nel medesimo reparto, in mediana conferme per Nannini e Sacchini, vertice offensivo e polo preferito a Camadou che si accomoda accanto a Jacobelli. Da parte opposta tre quote su quattro nel reparto arretrato, in avanti e su sì, ex Montevarchi, vero e proprio spauracchio, lo sarà anche stavolta per i Valdarnesi. Passiamo alle azioni con le immagini di Mario Falugi, cronaca rinnovata dal Marzocco con il destro di Calotti dal limite, la mira non è precisa all'attaccante. Continua a mancare la via del gol. Rispondono i tifernati al minuto numero 17 con Gramaccia che gira verso lo specchio. Il pallone centrato da destra, Cipriani non si distrae. A metà frazione è il turno di Baldesi di potenza, anche stavolta però precisione scarsa, sfera sul fondo. La gradinata intanto omaggia la storica tifosa aretina rossana scomparsa in settimana e prima dell'intervallo il duetto tra Bellini e Calosi, lo stesso che ha incantato in quel di Monteriggioni contro le Badesse, vede dal limite il tiro del numero 10, Montanari. Blocca. In apertura di secondo tempo, però, Essussi gela il pubblico di casa. È chirurgica l'incornata sulla punizione di Kribek. Cipriani non può nulla, il Trestina è in vantaggio. Chi si aspetta la reazione della San Giovannese resta deluso anche perché gli umbri dietro non concedono nulla ed anzi puniscono il Marzocco ancora con Essussi. Sulla verticalizzazione, il centravanti anticipa tutti, Cipriani compreso in uscita. Il rasoterra gonfia ancora la rete 2-0. Ormai si gioca quasi pro forma, Essussi sempre in ripartenza. Si divora al tris calciando alle stelle l'invitante assist da sinistra di Moriandi e al quarto giro di Lancetti addizionale sorte analoga tocca al mancino del neo entrato Akamadou. Vittoria ineccepibile per il Trestina, azzurri che bissano lo stop dell'andata.